solo perché c'è Milano, perché se l'avessero portato via e l'avessero spostato a Bologna per stare i progetti, li avrebbe invaso anche in casa dal Verdi già fatiscenti. Poi tra Milano 30 metri l'Adriatica, tra Milano e l'Adriatica una discarica di Mondezzi. Chiedo qui, lo chiediamo chiesi allora, e Vendola è il nuovo presidente del Molise che mi dissero subito sì, la voglio vedere negli altri. Non ha ragione di fare un binario a monte per fare gallerie, non so cosa. Si rifà un secondo binario lì, così si conserva anche la macchia letteraria per l'infinito, tra il binario e l'Adriatica, che si porta via anche la potenza che oggi è per noi. Riusciamo a fare questo? Se non riusciamo a fare questo, capite che possiamo chiedere male molti, ma non avremo forza di poter sollevarci dalla miseria del dover chiedere tanto e realizzare poco, perché niente che abbiamo qualcosa, sono un osso buttato in mezzo a un gruppo di cani che si mangiano tra di loro. No, dobbiamo smettere di fare operazioni che hanno niente a che fare né con la salvaguardia dell'ambiente né con i problemi del miglioramento del rapporto, ma sono solamente l'otto di tempo. Ecco allora che mettiamoci al proprio tavolo, sono state citate le regioni, non c'è sempre disponibili, c'è il governo centrale che pare sia disponibile anche lui ad affrontare questo problema, mettiamoci al proprio tavolo, se la nostra proposta è ragionevole, sosteniamola, se la nostra proposta è ragionevole, capiamo che venga formulata con una caratteristica, sia fattibile dal punto di vista economico, perché se non è fattibile, perderemo del tempo. Illuderemo la gente. Secondo problema è quello del rapporto, del rapporto con Roma. Qui ci sono anche qui libri pieni di proposte, la nuova galleria di Sulmona e tutto quello che c'è, tutto. Peccato che anche lì manca sempre soldi per quello. Qual è il grande problema che abbiamo dell'Abruzzo dal mio punto di vista? Primo problema, il fatto che l'Abruzzo non ha un grande centro di Roma, l'unico centro è Pescara che come area metropolitana è abbastanza lontana. E quindi comunque deve servirlo, ma c'è tutta l'altra parte dell'Abruzzo che gravita su Roma, non col treno, col pullman e con i cani, con le automobili. Il primo problema della Roma, Roma-Pescara da affrontare, si chiama Roma-Tivoli. Perché quando uno arriva in un'ora e mezza dall'autostrada e poi ci mette di vuole per entrare, capite che su quel terreno, io oggi vi do già qualche buona notizia, perché si sta già lavorando su un progetto di grande interesse per l'Abruzzo, che darà grande sollievo alla gente che deve andare verso Roma e soprattutto velocizzerà i rapporti tra le due grandi aggregazioni, diciamo. Cosa stiamo facendo? Abbiamo già tanto la nuova lunghezza. C'è già, invito naturalmente le autorità locali a prenderne atto alla festa di organizzazione dei propri trasporti su gomma, gli autostradali che vanno laggiù, c'è già il parcheggio di scambio a Ponte di Nona. Cosa vuol dire? I bus possono arrivare lì, la gente piglia il treno, lì c'è la FR2, un'alta frequenza verso il centro di Roma, e può quindi andare distribuita lungo Roma. Stiamo lavorando, abbiamo già fatto le gare, affideremo i lavori in settembre di quest'anno, per il prolungamento tra Lunghezza e Bidogna. Sapete che lì c'è ormai un'area metropolitana di 300.000 persone, solamente Bidogna come comune ne ha 120-130, quindi è come Pescara. E stiamo parlando di Bidogna, che se voi dite Bidogna, vedete fuori da Lazio, sa neanche di Trento. Fatto quell'operazione lì, si apre un secondo parcheggio a Bagni di Tivoli, vuol dire un secondo grande opportunità per tutto il flusso che viene dall'autostrada, di trovare un secondo grande opportunità di intervento. Peraltro, quando finiremo il raddoppio fino a Bidogna, aumenterà la frequenza di treni, oggi impossibile proprio perché c'è questo collo di continuità tra Lunghezza e Bidogna. Quindi grande frequenza, tipo metropolitana, parcheggi di scambio, possibilità di fare subito tempi brevi, questo piano di completare i lavori al 2016, quindi fare subito un progetto di integrazione modale, bus, automobili, ferrovia metropolitana dentro Roma, per facilitare pendolari da tutto pubblico per completare i lavori. Stiamo poi lavorando per poter velocizzare il pezzo da Sulmona e Roma.
Anche qui abbiamo già affidato a giugno, quindi un mese e mezzo fa, i lavori del sistema tecnologico che si chiama CDC, il sistema di controllo dei treni dal punto remoto per poter verificare la marcia e renderli più potenzialmente più frequenti per poter aumentare personale, la risorsa in questo caso, oltre a avere investimenti per migliorare alcuni pezzi di tracciato, soprattutto in Italia, come in Puglia. Lavori già affidati a giugno e a luglio del settembre del 2016. Queste sono le operazioni che stiamo facendo. Naturalmente quello che rimane da fare credo sia un lavoro più accurato nell'ambito del rapporto di tipo metropolitano Chieti-Pescara e quello che viene detto una operazione risolutiva per il problema delle merci che riguarda il settore. Con il raccordo l'altro tosto che è stato ormai finito per poter dare sì che far sì che sia anche questo di servizio. Poi, se qualcuno dice chiede a me, dobbiamo fare anche grandi galerie di Sumona, che dico non solo io, perché può essere il produttore, in questo caso, può essere il governo, perché sono soldi sul quale nessuno può dare una diretta e propria impegno se non è possibile. Ma credo che se riusciamo a portare bene le cose in passato, riusciamo a fare un passo avanti importante. Aggiungo e finisco. È chiaro che per le caratteristiche di traffico regionale che si fanno, soprattutto verso Roma, è importante che l'uomo della regione, in questo caso naturalmente, il problema di un servizio più qualificato, di un ferroviario, deve essere gestito dalla regione. Capisco che è difficile, perché avendo l'autostrada e il trasporto autostradale dei bus, che è un buon livello di servizio, è abbastanza difficile pensare di fare cose che siano tra loro in programmazione. Ma credo che anche in questo caso una corretta programmazione permette di poter migliorare sicuramente le condizioni e far sì che, perché risolto per il tanto pericolo, dell'isolamento di questi territori rispetto alle grandi dorsali che si stanno costruendo. Grazie molte e auguri. Da tutti i cittadini italiani, da tutti.
perché, come diceva anche il giocatore di Focassi, giustamente l'impresa ragiona nei termini che si diceva. Dove ci sono agglomerati appunto industriali e democratici molto molto grandi, è molto più facile l'intrapresa, perché si ha bisogno di capitali, e solo i capitali appunto possono costituire l'evento per dare slancio appunto ai disservizi. Però il bene comune deve tendere verso l'eguaglianza delle opportunità, spaventa senz'altro, considera questo e lavora con molta forza. Diceva poc'anzi lo spirito di servizio, ma in un esercizio grande come quello che ha dato lui e tanti altri in quel momento, è difficile concepirlo oggi. Lui sapeva perfettamente, come gli detti, che il suo governo sarebbe stato frantumato qualora avesse insistito per la stabilizzazione dell'economia. Lo sapeva, perché c'era una parte molto aggredita dalla destra storica, facendo il capo a Michael Scarpi, per esempio, lo stesso che ricordo Peruzzi, che era un leader della destra storica, lo Scarpi, era addirittura il delegato di tutte queste società rappresentanti in questa contesa con Stato. Nonostante sapessero questo, loro sono andati avanti e appunto, per dirla con Papa Francesco, quando sostiene un signore che il potere o è servizio o non è. Si può dire che realizzò appunto questa condizione anche in dispregio dei propri interessi di parte, perché era un obiettivo importantissimo, e la storia poi ha appunto detto quello che doveva dire. Ora ci troviamo di fronte a un'altra situazione davvero, si diceva, non sono solo le ferrovie a fare il bene della vicenda dei trasporti della comunità, ci sono anche altri strumenti, altre possibilità, però obiettivamente la strada ferrata è ancora uno strumento di comunicazione eccezionale. Perché? Perché può portare merci e persone con costi davvero molto inferiori, con costi ambientali anche fortemente ridotti, e con una capacità industriale che gli altri settori, come si vede, non possono mantenere. Si vede la frammentazione estrema delle altre imprese del trasporto, che è un male grande del nostro paese, sia per le vie dell'acqua che anche per le vie viarie. Quindi lo strumento appunto di trasporto ferrato è ancora un validissimo strumento di promozione dello sviluppo. Allora, la richiesta appunto di questa realtà è quella appunto di metterci sempre di più alla pari della dorsale di Reno, che è molto più sviluppata. Questa è interessante, non è meno sviluppato sul piano industriale, anzi, ha delle decenni appunto di sviluppo industriale molto 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 importanti. Hanno bisogno di modernizzare, di sviluppare la rete anche da questa parte. È vero, è stato un bene che nel riconoscimento appunto del collegamento baltico, la strada, il corridoio baltico a Mondo Adriatico, da arrivare fino a Bologna e dintorni, e questo naturalmente ci può dare qualche possibilità. Il progetto precedente di collegamento attraverso la Tellera, Napoli, appunto Bari, ci mette in condizione appunto di avere più forza, non bisogna concentrarsi qui. Bisogna concentrarsi in questa realtà. Credo che io mi sono posto il problema anche con le altre centrali confederali di aprire una discussione con il proprio con il governo federale e con le realtà industriali italiane per unificare la nostra iniziativa, coinvolgendo anche le regioni interessate. Senz'altro le Marche e i Molise, non solo esse,
che anche ancora ha un miglioramento forte di questa dorsale, nel senso che dicevi, questo lo dobbiamo fare certamente perché è chiaro, come si dice, aiuta di che Dio ti aiuta, bisogna concentrare le risorse su questa realtà, concentrare le regioni per il sistema, le attenzioni, superare la scelteria, il modo fondamentale dovuto appunto all'incuria quando addirittura la differenza di varie istituzioni locali in questa confusione italiana che è prodotta sostanzialmente da ciò che noi critichiamo continuamente, solo in Italia è stato potuto concepire l'idea di poteri concorrenti. Non c'è un paese al mondo, ma l'idea, per esempio, che tra poteri locali centrali possa essere poteri concorrenti e la bambina, no? Qui si tratterà di portare avanti uno sforzo civile molto importante, ma è chiaro che le ferrovie dello Stato, che appunto anche le realtà di governo centrali, devono avere appunto un'apertura e una disponibilità molto molto forte, perché sì, accelerare senz'altro le possibilità di velocità è senz'altro importante, ma perché non aspirare, per esempio, in questo miglioramento e nel tentativo che dobbiamo fare di nella programmazione europea, quella per esempio del 2014-2020, che costruisce quel programma di cui si parlava, per quale motivo noi per esempio chiedere un'attenzione superiore da parte loro per riuscire a migliorare non solo il versante materiale, ma a riuscire a alleggerire anche l'altro versante che come si sa è completamente fatto. Se vogliamo pensare per esempio alla difficoltà che loro anche nel versante terreno hanno delle strozzature, alcune ferrovie che non potranno essere risolte nel breve e nel medio tempo, per esempio, soprattutto il servizio AIQ, per quale motivo non far rientrare nella programmazione nuova la possibilità di dare più forza a questo pezzo che mantiene un materiale di parte nazionale. Considerare una battaglia di concludo che è importante per questa realtà, per le realtà industriali, ma è importante per l'Italia intera. Noi non possiamo morire di aspettative perché le realtà appunto istituzionali, politiche, economiche e così via vivono una sorta di oblio da molto tempo. Cioè ognuno scarica sull'altro senza una cooperazione effettiva che possa davvero far superare le difficoltà che abbiamo. Io credo che bisogna creare uno spirito nuovo, che è appunto lo spirito di servizio, ciascuno al fianco dell'altro per superare le difficoltà. Le cose che dicevo che sono molto vere, molto vere. Se uno fa questa stranale carta geografica fatta di punti neri estesissimi, di un mar di soldi che non ne abbiamo, magari non spendono solamente per egoismi, per tentativo di costruzione di affari propri anziché quelli collettivi e altri aspetti. Quindi queste iniziative sono importanti per ricordarci appunto i doveri che abbiamo e le possibilità che possiamo coltivare attraverso appunto una cooperazione senz'altro da parte di tutti con tutti, ma soprattutto per la rinascita di uno spirito nuovo che manca nel paese, perché non dirlo, manca. Noi non usciremo da queste secche della crisi economica in generale, né noi e né come europei, se non nasce uno spirito nuovo. Gli europei, gli italiani, guardano il futuro con gli occhi dietro la nuca, sono adagiati su aspettative che vanno davvero 30 anni fa, 40 anni fa, vivono ancora degli allori di appunto elementi che non hanno più senso nel mondo odierno per la competizione che si svolge e per la nascita di altre potenze commerciali e economiche che ci sfidano continuamente. O ricostruiamo appunto una forza morale e anche spirituale in grado appunto di spingerci verso i beni comuni e i beni di tutti, nell'occuparci con forza, come facevano quegli uomini, che pur sapendo di andare verso la loro personale unita, costruire le occasioni per il bene comune. Ecco perché
è importante ricordare persone come Silvio Spaventa, perché sono un'indicazione forte di dovere, innanzitutto dovere di servizio, realtà di cui oggi abbiamo davvero, davvero tanto, tanto bisogno. Grazie. Adesso la parola a Giovanni Nini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Voglio però dire, mentre si avvicina al podio, che per rimuovere le difficoltà che ci hanno prodotto, diciamo, l'invalidità involontaria nella quale noi ci troviamo, che è l'invalidità derivante dalla condizione demografica descritta bene dall'ingegner Moretti, noi dobbiamo ovviare con due opportunità, strumenti, valorizzazione. Uno strumento è la relazionalità sociale o politica. Raffaele Bonanni dà del tu, consentitemi, parla in dialetto con alcuni vertici delle istituzioni centrali, questo aiuta, può accendere delle luci particolari affinché valgano le nostre questioni. Così come ci deve servire l'espressione di ruolo politico ed istituzionale. Noi non ci dobbiamo rassegnare al fatto che siccome il Ministero, virgola, il Ministro ci ha riguardato nel passato, adesso nel futuro noi non possiamo avere un innalzamento di ruolo istituzionale. Perché dico questo? Perché le Marche, in occasione del terremoto, non hanno organizzato solo la ricostruzione delle case, hanno organizzato un potenziamento della loro modernità. Hanno fatto sì che tra le Marche e l'Umbria si realizzasse il quadrilatero, 4 miliardi di euro per la gomma e per l'attrazione degli investimenti. Chi si fece carico di far valere come una questione nazionale la ricostruzione di Marche e Umbria fu un signore di Macerata, vice ministro all'economia, presidente del CIPE, che conosceva l'emergenza di quella questione e colse quell'opportunità di quel dolore per farne poi un elemento di spingimento nazionale. Giovanni, alla stanga, davvero con il tuo ruolo per fare in modo che i nostri problemi diventino opportunità. Buon lavoro. Grazie per aver organizzato questa bellissima mattinata di riflessione sulla figura di enorme valore storico, non solo storico, quello di Silvio Spaventa, e per le riflessioni che afferiscono all'oggi, all'attualità e al futuro, per le ragioni che hanno detto tutti gli interventori e che l'amministratore delegato Moretti ha sintetizzato con efficacia. E lo ringrazio per questo, e il segretario Bonanni ha sottolineato, richiamando, come fa sempre, la politica ad uscire oggi, ha detto, dall'oblio. Mi auguro che, insomma, siamo oltre questa fase critica. Ringrazio per tutti gli interventori. Silvio Spaventa, lo diceva il presidente Gentile poco fa, può essere annoverato senza alcun dubbio, ma noi non ne siamo sufficientemente consapevoli, tra i padri dello stallo unitario italiano. Quindi sono rammaricato, mi rammarico per il fatto che in occasione del 150esimo dell'Unità d'Italia, una concentrazione di altissimo valore, come abbiamo assistito, sì, sono state fatte le iniziative su Spaventa, ma non è sufficiente. E soprattutto non è sufficiente per sottolineare il ruolo che lui ha, perché è stato richiamato statista illuminato, diceva il nostro caro vescovo nel suo bellissimo intervento. È stato tantissimo, anche abruzzese, nel condizionamento, nel praticamente, nel stare a colpito questo fatto che fu lui a fondare, dopo aver girato l'Italia, l'associazione degli abruzzesi a Roma, che poi ha letto nel corso degli anni, nei giorni nostri, che è stato organizzato per poco, che è stato organizzato per il 150esimo, così come mi piace sottolineare ciò che ha detto Luciano prima, questo essere lui il fondatore sostanziale, è stato ricordato, se non ricordo male, proprio in questa sala, alcuni anni fa, della
giustizia amministrativa, la quale ho dedicato un pezzo della mia vita, questo intuito da liberare, basta il quale bisognava avere un giudice in grado di sindacare la legittimità degli atti regolamentari all'epoca che diceva anche normativi, cioè diceva anche secondari, ma normativi provenienti dall'autorità pubblica, una grande conquista appunto dello Stato liberale italiano, una figura quindi di enorme valore e possiamo dire senza alcun rischio di enfasi che è stato uno dei padri, se non il padre, della modernità della nostra regione. Viene chiamato in causa il tema colui che ha voluto appunto con le modalità e con i rischi che ritenevano usare la legge per nazionalizzare, per rendere pubblica per le ferrovie italiane in quel momento cruciale della storia dell'Italia, non può non essere annoverato appunto tra i padri della nostra patria e tra i padri, anzi il padre della nostra regione, che poi si è sviluppato utilizzando quelle intuizioni, quella concretezza di lavoro dal governo del paese. La mia riflessione però sintetica, perché voglio essere all'altezza del vostro grande, della vostra grande pazienza, del vostro grande livello di attenzione, che ho dimostrato fino a questo momento, non la voglio sciupare. La mia riflessione è sull'attualità, sulle cose che ha detto, che hanno detto tutti, che ci ha detto il signor Moretti. Noi siamo partiti, caro Paolo Moretti, da una constatazione che tu hai richiamato con molta correttezza nel tuo intervento, che è sintetizzata in questa planimetria che io ho estratto dal piano industriale di Carolina, dal tuo piano industriale, che è il nostro, del nostro paese, cioè le direttrici europee, cioè i grandi investimenti ferroviari, la dorsale anche non c'è, lo stiamo dicendo da anni, soprattutto a noi. Oggi abbiamo una risposta, guardate che oggi è una giornata molto importante perché io sono tra coloro che concordo che ritengono che non bisogna coltivare le illusioni. Io penso che, come ha detto, votato dal Parlamento italiano in più di una circostanza, una delle mozioni che presentai io qualche un paio di anni fa, l'ultima è stata discussa al Senato un mese fa, penso che noi dobbiamo combattere nel contesto della strategia della macro regione adriatica che prenderà il via il prossimo anno, tutti ci auguriamo, nel 2014, combattere per fare in modo che il corridoio venga esteso lungo tutta la dorsale adriatica. Ma sarebbe illusorio pensare che nel medio periodo, non dico nel breve, noi possiamo ottenere risultati concreti. Il risultato concreto che possiamo ottenere per contrastare l'isolamento, il nuovo rischio di isolamento della nostra regione, è quello che c'è in questo. Io concordo, dobbiamo lavorare, ma te lo dico non per rimandare la palla, ma per dire come bisogna lavorare con l'usabilismo, come bisogna lavorare con la pochissima esperienza alla guida di ferrovie, con i risultati che abbiamo ascoltato e ai quali abbiamo assistito nel corso degli anni. Non è sufficiente rimandare la palla alla politica, è necessario rimandare la palla alla politica, ma bisogna avere la consapevolezza che bisogna costruire insieme una procedura tra il tempo dell'enunciazione dell'obiettivo, quello dell'elaborazione dell'idea, quello della redazione del progetto, quello della ricerca della risorsa finanziaria, quello della realizzazione dell'opera, c'è un tempo lunghissimo. Io ho letto qualche ora fa, riguardando altre cose, mi ha fatto bene, ci hanno richiamato l'impegno che noi da avversari politici dobbiamo assolutamente riconoscere del sottosegretario Sospiri per portare qualche risultato, che poi non è il tempo di concretizzare, almeno non è il tempo di concretizzarlo nei termini che voleva. Lui annunciava che una parte dell'ammodernamento, quelli che richiamava l'ingegner Moretti sulla Pescara, ma sarebbe, lo dicevo nel 2004, sarebbe stata fatta nell'arco di 18-24 mesi. Io non richiamo questa
come richiamo, come campanino d'allarme per tutti quanti noi. Se la via nel breve medio periodo è quella che ci ha indicato il signor Poretti sull'avversario di aria, è quella, poi dirò la sua risposta, dell'ammodernamento, della digitalizzazione, noi dobbiamo agire perché si elabora il progetto, perché sarei felice, contento, riterrei di aver portato un risultato come governo, come noi, come istituzioni, un risultato importantissimo se noi nell'arco di un anno e due avessimo un progetto e poi riuscissimo ad inserire dentro la programmazione finanziaria di medio periodo dello Stato per l'allegare infrastrutture, per fare in modo che nel momento nel quale bisogna scegliere tra più opzioni ci sia questa opzione, perché altrimenti questa scelta non arriverà mai, come non è arrivata nel corso di questi anni. Questo è il dato dal quale oggi partiamo, è il dato della disponibilità che oggi dobbiamo cogliere. Noi non possiamo avere più questo buco nero della dossale adriatica, del Marche, dell'Abruzzo, della Nord Puglia, soprattutto adesso che è partito, sta partendo dall'alta velocità Bari-Napoli, che completerà tutto ciò che c'è da completare sulla base della programmazione pregressa. Non possiamo permetterci più di avere questo. Ed è altrettanto importante, adesso chiarito oggi, qui questa mattina, ciò che diversi di noi dicono da anni. Pensare che noi avremo una sorta di alta velocità per scala Roma, non ce l'avremo. Non ce l'avremo. Questo spazio che separa sul Mone la Vezzana, grosso modo, è uno spazio insuperabile per le ristrettezze, per le finanziarie, per la compatibilità. Tra l'altro io l'ho fatto di recente a modo di esplorazione, diciamo così, quel tratto è bellissimo, utilizziamolo per altri fini, certo per far passare anche un treno come passa oggi, ma è a portata di mano il fatto che si può e si deve modernizzare, velocizzare, innovare la tratta Avezzano Roma in termini in cui si sta già facendo, bisogna fare ancora di più. Io lo ricordo anche qui, non per raccontare nulla, ma per dire che nel 2007, quando fui relatore di quella legge finanziaria che conteneva anche quella sistemazione dei 14 miliardi di debito dell'alta velocità del ministro Padoa-Schioppa, quello del Chiamo, che un fatto finanziario che mi incuriosì moltissimo, cioè il fatto cioè che l'alta velocità italiana, una parte importante, la legge dei Moretti ci può raccontare molto su questo, fu costruito sul presupposto della sufficiente remunerazione della tariffa e fu quindi allocata con l'investimento su una società veicolo ben presto, cioè che senza l'intervento pubblico, senza la risorsa pubblica, quell'operazione non era possibile e il governo italiano allora fu costretto a reintrodurre nella pancia del debito pubblico quel debito, lasciando un pezzettino a Ferrovie nel tempo che veniva richiamato. Ebbene, in quella stagione noi ottenemmo lo stanziamento di 165 milioni per ammodernare la iscritta bilancio dello Stato, in cui fu depennato per altri. Lo dico perché quella risorsa è qualcosa di simile, noi dobbiamo ricompensarla. Così come sarà importantissimo concentrare la cooperazione istituzionale per fare qualcosa che somigli a una metropolitana, diciamo così, o trasporto velocissimo urbano da Sulmona a Pescara. Questi sono gli obiettivi sui quali tutti possiamo essere d'accordo. Qualche giorno fa ho incontrato, un alto dirigente che si occupa di questa materia, di infrastrutture del Ministero, e non dico il nome per il suo rispetto, ha detto il problema dell'Abruzzo è la discontinuità, caro Luciano, la discontinuità, il fuoco di attenzione. Ogni tanto qualcuno se ne occupa e poi ci si dimentica di aver iniziato il passo. Da questo momento impegniamoci tutti ad essere continuativi nell'impegno. Ingegner Moretti, io le auguro in maniera pura per le Ferrovie italiane e lo dico a tutti. Ma la ringrazio per averci ascoltato oggi.
tiene moltissimo alla nostra terra. E infine chiudo, c'è un pezzo di matematica, le arti di Venezia, il punto più pregiato in Italia è quello della costa della Venezia. Da anni studiamo, il presidente del conservatorio ha fatto il protocollo, che ha fatto il corso anche questi giorni, eccetera, eccetera. C'è, caro Lorenzo, la somma che Ferrovie Italiane era partita da 40 milioni di euro, bilancio, non so, i cesti, che va montato, tutto quello che vogliamo, da 40, poi se non è il protocollo, se non ricordo male, la provincia di Chieti ha 2-3 milioni di euro, con i 2-3 milioni di euro dobbiamo restituire alla collettività quel tracciato che troviamo. Attraversare le naturalistiche molto molto belle. Cari signori, oggi, qualche giorno fa, abbiamo avuto la bellissima notizia di sapere, c'eravamo tutti lì, questo investimento importante che mette al sicuro